chiaramente il canarino in gabbia o il pappagallo in gabbia vengono subito alla mente quando si parla di gabbie. In questo caso, parlando soprattutto dei pappagalli e delle gabbie in generale, cosa si può dire? Cosa si può dire? Che la gabbia non è mai abbastanza grande. Ci sono molti movimenti protezionistici degli animali che si impegnano per far dare delle regole alle istituzioni in modo che gli animali abbiano delle gabbie grandi. Certo. Il problema è che le gabbie non saranno mai abbastanza grandi per questi animali. Potrà essere grande il sacrificio che abbiamo noi nel creare una gabbia grande, ma per un pappagallo il volare, cioè dovrebbe volare per centinaia di metri. Quindi è vero che possiamo sostituire magari il volo con altri tipi di gioco, ma quello che possiamo iniziare e stanno cominciando a fare diverse associazioni è valutare la possibilità di insegnare ai pappagalli a volare. Quindi ci sono già associazioni che lo fanno. Siamo attenti perché dobbiamo capire che liberare questi animali non è una cosa che puoi fare da un giorno all'altro. Hai bisogno di esperienza, hai bisogno di essere guidato, però si possono veramente educare partendo da quello che puoi fare in casa o all'interno magari di ambienti molto grandi, perché all'inizio i pappagalli non hanno la forza di volare, quindi magari riescono a planare ma sbattono sulla finestra, quindi state sempre attenti, fatevi consigliare. Qui vediamo nel filmato, vedevamo la partenza dei pappagalli che già sono stati abituati. Questi sono pappagalli, secondo i primi step che dicevi tu, è una scena bellissima, già stanno volando fuori. Vedere questi animali che volano e che ritornano dal proprietario dopo aver fatto un minuto di volo in libertà e poi vengono riliberati. Sono animali che vengono abituati a tornare con il rinforzo positivo, cioè ovviamente da una distanza sempre piccola, gli si dà un premio ogni volta che torna e lo si associa ad un fischio. Che ogni volta che fischia, il pappagallo dice vado a rendere la cocca, come si fa con il cane. Per concludere, stiamo parlando di quello con te, che sei un medico veterinario, perché è tutto collegato alla fine, il benessere psicologico di tutti gli animali di cui abbiamo parlato, poi si riflette anche sulla salute fisica. Ma sì, animali come i rettili o i pappagalli, noi non capiamo quanto soffrano, li vediamo lì e ci sembra che stanno bene, ma vederli in gabbia o vederli liberi fa una differenza enorme tra il pappagallo, il movimento delle masse muscolari, la respirazione, cioè cambia totalmente. Quindi pensa che la malattia che vediamo più spesso nei pappagalli proprio sono l'obesità e le patologie del fegato. A volte animali che hanno un'aspettativa di vita di 60 anni a 4 già sono compromessi, come un bambino che mangia solo dolci o merendine. Mangia in maniera sregolata, non fa movimento. Ed è una quotidianità. Invece pensate che è bello avere un rapporto con il proprio animale che ti permette di liberarlo, di fare un'attività agonistica. È bello anche per la persona che si impegna. C'è assolutamente una crescita e forse la nostra società deve andare in questa direzione. Grazie, grazie a Paolo Seller. Oggi abbiamo un po' di tempo, abbiamo parlato bene di queste cose. Grazie al medico nostro, medico veterinario, per averci portato nel mondo di come si fanno a tenere bene gli animali una volta che arrivano nelle nostre case. Anzi, pensateci prima che arrivino a casa vostra. Ora andiamo...